Ciao raga, ciao ciao ciao, bentornati, benvenuti, nuovo video qua sul canale Lorenzo Lollo. Ovviamente scusate il ritardo, ho appena finito conferenza stampa con Mister Pioli. Allora, andiamo un attimo con ordine. L'altra volta conferenza stampa con la Salernitana vi ho detto, ho visto un mister un po' strano, mi preoccupava un po'. Oggi ho visto un mister un pochino più rilassato, forse l'altra volta perché era la prima partita di ritorno dopo la sosta mondiale. Insomma, magari c'erano tante cosine che facevano un po' preoccupare il nostro mister. Allora, ci ha dato un sacco di informazioni interessanti, un sacco di informazioni interessanti che voglio condividere con voi. Ma guardiamo, partiamo nel guardare. Allora, vi devo parlare di due cose. Oggi vi parlo di Alex Grimaldo, sarà il titolo di questo video, Alex Grimaldo. Poi parliamo del mistero Mike Maignan, perché il mister ha parlato anche di Mike. E poi vi devo parlare, anzi quello lì magari parliamo subito, di una cosa che ho scritto questa mattina sulla pagina Milanisti. Un mio pensiero che tra l'altro, visto che è diventato super mega virale, l'hanno condiviso un sacco di pagine, riguardo al rinnovo di Rafa Leão. Rimanete qua perché secondo me è una cosa che vi piacerà parecchio. Ma partita di domani ragazzi, dai! Dai che sono carico a pallettoni per la partita di domani. La partita con la Roma, raga, è una partita strana. È una partita strana perché con la Roma non sai mai che tipo di Roma vai ad affrontare. La Roma è un grandissimo punto di domanda. Perché tu puoi trovare una Roma super mega concentrata, con tutti i giocatori in palla che ti mette in difficoltà al 1000%. Oppure magari è capace domani di entrare in campo, magari un po' sbadata, con un po' di pensieri così, e fa una partita completamente sottotono. Ok, voi direte, questo può valere per qualsiasi squadra. Sì, però la Roma è una squadra stramega umorale. Quindi ovviamente io, essendo tifoso della squadra 7 volte campione d'Europa, rosso-nero fino dentro qualsiasi tipo dei miei midolli, ovviamente spero che domani la Roma approcci la partita in un modo un po' così. Comunque, Mister Pioli che conferma innanzitutto, gli viene chiesto se ci sono dei nuovi problemi. Non so, oramai funziona così. I giornalisti gli chiedono, mister, c'è qualche altro giocatore che ha dei problemi? Mister dice no, i convocati che avremo domani per la partita di domani sono gli stessi convocati, tra l'altro, che avremo nella partita, che abbiamo avuto nella partita contro la Salernitana. Quindi confermati praticamente gli stessi convocati. Quindi, con molta, molta probabilità, il Milan domani dovrebbe scendere in campo con la stessa formazione scesa in campo contro la Salernitana, con l'unica eccezione, si dice, non lo so, potrebbe esserci l'unica eccezione dell'alternanza tra Charles e Diaz, perché Charles, come avete visto, gli ultimi 30 minuti giocati, 20 minuti, non mi ricordo, mi sembra 30, 30 minuti giocati contro la Salernitana, ha fatto molto molto bene, quindi potrebbe essersi guadagnato la titolarità nella partita di domani. Quindi, Milan che scende in campo con un 4-2-3-1, con Tata Rujano in porta, Davide Calabria sulla destra, i nostri difensori centrali, Kalulu Tomori, Teo Hernandez, mio zio Matteo Hernandez sulla sinistra, centrali di centrocampo, Tonali, Benasser, in attacco esterno alto a destra, il buonissimo Salemakers, che tanto bene ha fatto una partita contro la Salernitana, trequartista o Brahimino Diaz o il principe Charles, esterno di sinistra ovviamente sua maestà Rafa Leão e la punta Oliviero Bomber Vero. Tra l'altro, a proposito di punta, volevo dirvi questa cosa. A un certo punto gli viene chiesto al mister quali sono i tempi di recupero. Dopo parliamo, mi tengo una parte di video per parlarvi di Mike, ragazzi, con calma parliamo di tutto in questo video. Però gli viene chiesto anche quali sono i tempi di recupero di Zlatan Supremacy. E lui, per la prima volta, al mister, dà una data. Non dice quando Zlatan sarà a disposizione, ma dice che da settimana prossima, come da programma, Zlatan tornerà a Milanello, ragazzi. Zlatan finalmente torna a Milanello, torna ad allenarsi con i compagni, e poi dice da settimana prossima in poi sarà un recupero fatto con lui, con lui al mio fianco, nel senso, capisco con lui se avrà bisogno ancora di un mese per tornare in forma, di una settimana, un giorno, non lo so, capirò direttamente con lui poi quando sarà a disposizione. Però fatto sta che rimane tutto confermato, quindi Zlatan Ibrahimovic settimana prossima sarà a Milanello. Oh, che bella, 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 bella sta notizia. E ovviamente, scusate che tossisco perché non sono ancora andato a posto, scusate,
Altra notizia che conferma il mister è che anche i giocatori, alcuni giocatori che sono fuori, cioè mi riferisco, come dicevamo settimana scorsa, sia Origi che Arebic, dovrebbero tornare a breve dovrebbero tornare, incrociamo le dita, perché ogni volta che diciamo questa cosa poi succede qualcosa. Volevo leggervi un commento riguardo alla partita di domani, poi chiudiamo ovviamente questo piccolo capitolino, che dice un mio amico, dice: si scontrano le due migliori difese della Serie A, la Roma addirittura ha un 10.5 di XGA, il Milan 15.5 di XGA, esattamente come il Napoli. Le statistiche dicono che il risultato giusto potrebbe essere uno 0-0 o un 1-0 per uno delle due squadre. Lui dice: ma un antico saggio del basket diceva che nella vita esistono bugie, grandi bugie e statistiche. Bellissima. Certo, si attende una partita con poche grosse occasioni concesse, perché entrambi le difese a livello statistico sono due difese importanti. Non lo so, raga, concludo qua il capitolo, poi andiamo in sigla e parliamo di tutto il resto. Dipende quello che vi dicevo prima, raga. Dipende la Roma come si sveglia domani mattina e come alcuni giocatori della Roma si svegliano. Speriamo che non si sveglino bene, con tutto il rispetto per gli avversari. Speriamo che non si sveglino bene. Bene ragazzi, allora a bravissimi raga, spaccate il pollice in su per piacere, perché l'unico modo per tornare a fare iscritti ai canali YouTube grazie al nuovo algoritmo di YouTube è quello che voi spollicciate in su di brutto, perché più lasciate like più finalmente questo video può tornare a essere virale e essere visto anche da chi non è iscritto al canale. Quindi grazie di cuore. Chi sta guardando questo video non è iscritto al canale, si iscriva per piacere, che oramai valgono oro gli iscritti, perché YouTube non ci fa più iscrivere, non ci fa più fare iscritti ai canali. Grazie YouTube, grazie. Andiamo in sigla, poi vi devo parlare di Alex Grimaldo, vi devo leggere una cosa importantissima, insomma, solite cose, rimanete qua. 1, 2, 3, sigla. Oh, prima un mio pensierino. Allora, il pensierino che ho scritto questa mattina sulla pagina milanisti, che è diventato super mega virale, è questo. Ho sempre avuto la netta sensazione che anche avesse la possibilità economica, Paolo Maldini, oltre a determinate cifre per i rinnovi, comunque non ci andrebbe. Ve lo spiego. Perché? Perché conosce il calcio meglio di tutti noi messi assieme. Conosce gli spogliatoi e come una cifra troppo alta potrebbe andare a creare una risalita a catena di tutto e riportare il club nel buio economico dal quale noi siamo appena usciti. Ripeto, io credo che Paolo e Massara sappiano benissimo come procedere. Rinnovare il ragazzo, sì, assolutamente da rinnovare, da non perdere a zero, ma alla cifra giusta. Cosa che effettivamente, guardando quello che sta succedendo e scrivono stamattina i giornali, sembra che il Milan abbia finalmente trovato la cifra corretta per il rinnovo di Rafa Leão in 7.5 milioni di euro. Nessuno, incluso Paolo Maldini e Massara, nessuno non vuole riconoscere il valore dei giocatori. Ovviamente stiamo parlando di Rafa Leão, miglior giocatore della Serie A. Ma lo stipendio deve comunque essere parametrato alla possibilità del club. Quello che io vi ripeto da tanti anni su questo canale. Anche perché, e qua torniamo al mio vecchio refrain, ragazzi, diciamoci la verità. Se tu vai al Milan e chiedi uno stipendio di 10-12 milioni di euro, ovviamente non mi riferisco a Rafa o a Isma, ma è un discorso generale, sai benissimo che in Italia quel tipo di soldi nessuno te li può dare. Quindi di fatto vuol dire che stai facendo qualcosa, stai facendo una richiesta irreale. Quindi vuol dire che non vuoi rimanere al Milan. Quindi, come è successo in passato, non è che il Milan ha perso dei giocatori a zero, sono stati loro che hanno chiesto una cifra completamente fuori mercato per andarci a zero, perché sapevano benissimo che non avrebbero ricevuto quella cifra. È concettualmente diversa completamente la situazione. Comunque, vediamo che cosa succederà. Scrivo dentro lì, ci vediamo, ho scritto sul post, vediamo un po' di ritardo nel video, perché ovviamente sarò in conferenza stampa con il mister. A questo mio post avete risposto in tantissimi. E insomma, quello che mi dite sempre, ragazzi, quello che mi rispondete sotto è quello che io oramai vi ripeto anche questa cosa qua da tanto tempo. Ragazzi, i giocatori forti vanno tenuti. E tu, per tenere i giocatori forti, li devi dare piccioli. Punto. Punto. No. Cioè, non c'è un'altra storia. Punto. Cioè, se tu vuoi tenere Rafa Leão, 7 milioni di euro, 7 milioni e mezzo di piccioli, tu glieli devi dare. Punto. Perché quel giocatore in questo momento vale quei soldi lì.
Quindi se ti vuoi tenere i tuoi campioni e non farla a fine di squadre che crescono i grandi campioni e poi li vendono, è ovvio che devi dargli quei soldi lì. Se poi arriva il giocatore e ti chiede, io in Premier mi danno 12 milioni di euro, tu gli dici, ok, chi è? Il giocatore pennello dice, Lollo, tu che sei il capo del Milan, magari, Lollo, tu che sei il capo del Milan, io in Premier mi danno 12 milioni di euro, io al signor Pennello gli direi, signor Pennello, io 12 milioni di euro non te li posso dare, fai una cosa, facciamo una cosa, rinnoviamo a 7,5, alla prossima stagione o la stagione dopo trovi qualcuno che mi dà 150 milioni per comprare il tuo cartellino del signor Pennello e poi vai dove vuoi. Cioè, secondo me questa dovrebbe essere la situazione perfetta. Però poi voglio vedere se rimani qua, all'AC Milan e alzi l'ottava, poi voglio vedere se vai a giocare da altre parti. Non fatemi dire cose premature, poi vedremo. Ultima cosa che vi devo parlare del mistero di Mike Maignan, ragazzi, poi vi devo parlare di Alex Grimaldo. Allora, mistero Mike Maignan, vi viene chiesto a Pioli in conferenza stampa. Qua, ragazzi, anche questo è un discorso che abbiamo già fatto, però mi sento in dovere di rifarlo, perché quando parla mister Pioli sembra che qualcuno che vuole comunque sempre, scusate la parola, cagare il cazzo, che vuole sempre rompere le scatole a mister Pioli, no a mister Pioli, scusate, rompere le scatole al Milan, vengano travisate le parole del mister. Il mister le dicono, quando torna Mike Maignan? E lui dice, non lo so, non abbiamo tempistiche, stiamo andando con le valutazioni che si fanno giornalmente con lo staff. Non so dirvi se sarà tra 2, 3, 4, 5, 6 settimane, dobbiamo rispettare le tempistiche. Quando Mr. Pioli ha detto questa cosa, qualcuno subito si è scatenato su Twitter. Ah, allora Mike torna tra 2 mesi. No, no, Mr. Pioli ha detto, non so dirvi se Mike tornerà tra 1, 2, 3, 4, 5, 6 settimane. Cioè non vuol dire che torna tra 6 settimane. Lui semplicemente vi ha detto delle settimane, un numero di settimane, per identificare il fatto che lui non sa quando torna. Ma non è che vuol dire, ah, ha detto 6 settimane, perché il ragionamento è stato questo, no? Ah, ha detto 6 settimane, quindi Mr. Pioli sa già che il giocatore tornerà tra 1 mese e mezzo, 2. Ma che cazzo di deduzione è, ragazzi? Allora se è vero il numero 6 settimane, potrebbe essere anche vero l'1 settimana. Allora tra 1 settimana Mike gioca? Non credo. Ma non credo che torni neanche tra 6 settimane. Non lo sa assolutamente nessuno. Il muscolo in questo momento non risponde come dovrebbe. Questa è una parte fondamentale. E poi gli viene chiesto di Vasquez, ragazzi, il nuovo portiere del Milan. Gli viene chiesto se potrebbe giocare in Coppa. E lui dice che ha visto un giocatore molto bravo, ragazzi. Mister Pioli ha detto, ho visto un giocatore molto interessante, esattamente le parole, anzi ve le vado a prendere, perché poi dopo magari dico una roba che non corrisponde bene alle parole che ha detto il mister, mi tirate le orecchie, giustamente fate bene perché... Vasquez, bella presenza e bella personalità, può giocare in Coppa Italia, vedremo quali saranno le mie scelte, non lo esclude, e se conosciamo bene Mister Pioli, già il fatto che non lo esclude è già un passo avanti. L'ultima cosa che volevo leggere, ragazzi, riguarda un giocatore. Stamattina Sky Sport dice che il Milan sarebbe interessato ad Alex Grimaldo, terzino del Benfica, che si libererà a 0 a giugno. Piace anche a Juve e altre squadre. Al Milan verrebbe a fare il vice Teo. Ragazzi, comprare il vice Teo, siccome accanisce un effesso, quando tu vai a comprare un terzino sinistro, sei interessato ad Alex Grimaldo, ok? Alex Grimaldo, che non è fesso e non è gestito da un agente fesso, cosa fa? Ma andiamo a vedere chi è il titolare terzino sinistro del Milan, Theo Hernandez. Secondo voi, accetta di buon grado di venire al Milan e fare il secondo di Theo Hernandez? Magari no, magari il giocatore dice, cavolo, però a me piacerebbe andare in una squadra dove gioco, perché se vado al Milan, che Dio ce lo tenga in salute il più possibile Theo Hernandez. Theo è uno che durante l'anno, cosa salta? 6 partite, 8 partite durante l'anno. Rito scaramantico, che voi non vedete, rito scaramantico. Quindi non è neanche facile andare a prendere il terzino di Theo Hernandez, il vice terzino di Theo Hernandez, perché tutti quelli che guardano la possibilità di venire al Milan vanno a vedere chi è il titolare, vedono che c'è il terzino attualmente più forte del pianeta e dicono, ah, ok, si fanno bene i loro calcoli. Ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio, come sempre è stato un piacere, forza Milan, vada via il Kill Inter e vedremo, ragazzi, dita incrociate. Domani pomeriggio non so se vi faccio il video, domani è domenica,
tutti. Domani è domenica, per noi giochiamo domani sera. Non lo so se domani pomeriggio vi faccio il video, non credo, perché sarò a casa Milan. Quindi ci vediamo. Il prossimo video sarà il video di commento della partita di Milan a Roma. Speriamo, dite incrociate. Incrociamo tutto il possibile che il San Culino ce la mandi buona. Un saluto a tutti, forza Milan e vada Yekyll Inter. Ciao ragazzi, ciao. Ya tú sabes.